da Piazzale Ceccarini qui a Riccione. C'è un sacco di gente che saluto, un sacco di gente che sta facendo queste foto con questo macchinario attraverso cui è possibile ricevere la foto direttamente stampata, un po' alla vecchia, ma anche averle direttamente sulla pagina di Facebook. Lo dico ragazzi, non fate cose strane perché verrete pubblicati sulla pagina Click J. Siamo in versione estiva con Pinocchio, con la Vale. Sì. La Pina non c'è qui fisicamente perché è a Giffoni. Esatto, però è al telefono. Sì. Pronto? Eccomi. Ciao, che nonna. Bello, ragazzi, fighissimo. Allora, Giffoni Film Festival è fighissimo. C'è uno scuolo di ragazzini impazziti davanti a tutto quello che gli piace, perché ci sono tutte le anteprime più importanti dei film che poi escono durante l'anno, ma anche tutte produzioni un po' più alternative che vengono presentate qua al loro giudizio, perché la giuria è fatta tutta da ragazzini. Certo. È un clima pazzesco. Io e Amy, vestiti carini. Bravi, bravi. Incoordinato? Coordinato, un po' rock come mondo. Sì. Per i giovani, io più che altro io per i giovani. No, certo, capisco. Ah, strizzi l'occhio. Tom Rebel e Casa Deio. Brava. Le cose che interessano alle ragazze. Poi abbiamo fatto il blue carpet, siamo entrati nella sala e c'erano le premiazioni, perché noi eravamo fuori concorso, quindi stavano premiando, e sai chi c'era sul palco che ho visto? Chi? La Muti con tutta la sua tribù. No! Ornella Muti che riceveva il premio, e poi adesso c'è Luca Argentero che sta tenendo banco, e insomma abbiamo proiettato il cortometraggio del Pianeta dei Calzini Sfaiati, che è piaciuto tantissimo. Bene. Tantissimo. Fa veramente impressione vedere una roba propria proiettata grande su uno schermo grande, e poi così importante, perché era nella sala grande. Ai ragazzini, devo dire, è piaciuto, erano contenti. Certo, loro non sanno cosa vuol dire mettere le calzine in lavatrice. Certo. Mi metto le loro mamme, ma gli ho detto, ve lo ricorderete cosa ha detto la vecchia zia Pina? Poi ricordiamo che il tema di questa edizione era Be Different, che in qualche modo affronta la questione che dovrebbe essere affrontata fin da quando si è piccoli, cioè la possibilità di essere ognuno diversi dalla massa, dagli altri. La possibilità di scegliere, soprattutto, esatto. No? Che è quella che è la più speciale e la più importante. Devo dire che pensare a delle generazioni che crescono con la possibilità di partecipare a dei festival come questi fa ben sperare, soprattutto in questo paese. Meno male. Devo dire, c'è un clima di una figaggine che io l'ho sempre sentito dire, però finché non ci vieni non te ne rendi conto. È come se fosse all'improvviso un'anarchia generale, tutto in preda ai bambini che gestiscono tutto, fanno i fotografi, fanno le interviste. Ma è bellissimo. È geniale. È stupendo. E pensate che è nato mettendo un lenzuolo appoggiato alla chiesa di Giffoni, e il signor Gubitosi tanti anni fa mise delle cassette della frutta per sedersi a vedere il film. Altro che Nuovo Cinema Paradiso, ci aveva visto molto più lungo. Quella roba là. Che meraviglia. È veramente, veramente bello, veramente bello. E adesso qual è il programma? Come funziona? Allora, stasera ci sono Pinky Spunk, DJ Ralph. Cosa? Per i più piccoli, diciamo. Giulia Provabomb, che sì, perché è la serata finale, quindi si festeggia, si balla e si... insomma, ci si diverte. Ecco. Ma che bello! Sì, no, è veramente bello. Veramente bello. Vabbè. Adesso sta venendo giù il mio vitraggio, però insomma questo è un po' dappertutto, per cui ci sta. Noi in realtà qua è venuto fuori il sole. Va? No, qua è uscito un sole, un caldo, improvvisamente. Vero? È di nuovo luglio, sì, ma tanto è una cosa che non si gestisce più ormai, per cui prendiamo quel che viene. Ci sì, sentiamo magari. Volevo solo dire che insomma stiamo lavorando affinché domani sia proiettato il nostro cortometraggio del Pianeta dei Calzini Sfaiati, diretto da Emiliano Pepe, sul sito di Radio DJ. Molto bene. Io ne approfitto per ricordare a tutti coloro che avessero dei bambini, ma non è detto, di comprare questo libro e di leggerlo, perché è un ottimo libro anche da leggere d'estate. È un ottimo tema, quello della possibilità di essere diversi, come sono diversi i calzini che vanno in un altro pianeta per poterlo essere. Certo, assolutamente. Da domani visibile a tutti. Va bene. Grazie, ragazzi. Se volete, io adesso sono all'asciutto e se volete richiamarmi per darmi noia, ci sono.